Buongiorno, siamo ancora alla mostra dei soci annuale, la mostra d'arte dei soci di Artemisia. Ora ci addentriamo al castello e volevo ricordarvi, queste sono tutte le procedure per entrare. Ok? Allora, vi faccio rivedere, questo è un video non in diretta, così riesco anche a fargli vedere più cose, spero. Mi regga anche il cellulare. Poi ci sono i nuovi porta Green Pass che sono utilissimi. Questa un po' è la reception. Questi sono i quadri del babbo. Poi ci addentriamo. Inizia la parte con i gioielli. Qua abbiamo la Daniela Garavaglia, mio babbo Maderna, ovviamente Maderna Luigi, così vi ridico anche poi anche gli artisti che hanno partecipato a questa mostra. Questa è la Daniela Garavaglia, qua abbiamo la Maria Antonietta Pirovano con i suoi gioielli che sono praticamente sculture e tessiture. Qua abbiamo un'altra sfilza di gioielli di porcellana, la maggior parte, con anche questi con le diverse tecniche. Ora passiamo all'altro tavolo dove sono esposti. Partendo da questo lato è Gabriele, buon figlio, con i suoi pastelli, e ormai si è praticamente si sta dedicando completamente ai ritratti. Direi che è abbastanza notevole. Ok, sempre io. Qua arriviamo a Norma, quindi abbiamo il reparto dei tessuti, che anche la sartoria c'è creatività, ma c'è anche arte, maestria, soprattutto nelle mani. Quindi Norma Monza, la Moggi Susanna ti ha portato il cappellino, che è il cappello che aveva fatto in omaggio alla Rosa Genoni alla mostra precedente fatta da giugno, dedicata a lei, e altri due deliziosi cappellini che l'accompagnano. Qua abbiamo non so se definirla ceramista, è riduttivo, comunque la Katia Gatis, in questo caso ha portato il Bucchero, questo tipo di ceramica nera che è anche molto lucida, vedete? Molto molto belli, molto ben presentati e con queste fusioni anche di racco molto interessante. Vedete? Qui abbiamo il nostro Antonio Gentile con le sue bellissime porcellane, che si diletta da diversi anni e se ne vedono anche i risultati. Qua abbiamo la nostra Francesca Curto che si dedica prevalentemente a maschere, ma poi vedete poi in un altro reparto dove abbiamo dedicato i progetti particolari, che quest'anno è stato dedicato appunto alla natura soprattutto nel nostro territorio e quanto la natura dall'arte e l'arte dalla natura. La ritroveremo anche poi là, questa lampada con la seta è stupenda. Poi dal vivo, adesso non so quanto voi possiate vedere, ma dal vivo è stupenda. Abbiamo la nostra Lella, Lella Zanini o Mamilella, con le sue stupende icone. E anche la porcellana, ovviamente, che lei mai ha abbandonato. Poi la nostra Oldani Daniela. Questi sono nuovi, sono delle nuove linee, molto particolari. Molto leggere.
piacciono molto, brava. E vabbè, qua poi ci sono io. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Mi vedete sempre. Ora passiamo al tavolo didattico dove ci sono praticamente tutte le tecniche che gli artisti hanno utilizzato, quasi tutte le tecniche che gli artisti hanno utilizzato per realizzare le loro opere. Ok. Allora, vedete qua abbiamo pittura con acrilici. In questo caso su tela, ma anche sul tessuto. Qua abbiamo la linoleografia della Susi lì, porcellana, acquarello, la digital art, arte digitale, quindi ovviamente il mezzo è il computer. E abbiamo una piccola e giovane artista romana, poi ve la farò vedere. E vabbè, e poi arriviamo anche al disegno con gli attrezzi, le icone, iconografia, tutto ciò che occorre, anche ci sono delle tavole di studio per le ombre, i riccioli. Qua abbiamo la pittura olio su tela in questo caso. Ok, ora proseguiamo. Eccomi, vi accompagno nella sala dell'espositiva dei quadri. Facciamo una carrellata anche qui. Allora, vi elenco poi i nomi. Allora, volevo girare la telecamera, non ce la faccio. Vabbè, non mi esce. Ok, proseguiamo così. Allora, Aurelia Manescardi, poi Gianna Manazza, eccola qui, questa è la Digital Art, Chiara Dettori, la Susi sempre lei, acrilici, acrilico su tela. Questa è la nostra Rolli, Maria Rita Rolli. Sono acrilici e tecniche miste qua anche di collage. Qua vabbè, Maddalena Luisa. Sono moi, il mio babbo. Sempre olio su tela. Sempre lui. Questa è la Lucia Fagion. Sono acrilici. E questi acquarelli della Daniela Borghi. E Chiara Leoni, sempre acquarelli con degli studi. Eccoci qua. Ok. Questa è la sala appunto dedicata ai quadri. Ora entriamo nella sala, adesso sentirete anche un bel sonoro, nella sala che noi appunto abbiamo dedicato ai progetti generalmente o ai giovani, dei progetti a sfondo sociale o artistico sociale, eccetera. Quest'anno appunto come dicevo prima l'abbiamo dedicato alla natura. Alla natura e soprattutto nel nostro territorio. Ora, allora il profumo non lo potete sentire, ma c'è profumo di terra. E adesso ci addentriamo. Queste appunto sono le maschere della nostra Curto, Francesca. Infatti con semi, eccola, semi, foglie, muschi, tutto ciò che lei trova di naturale nel suo giardino.
Sentite che siamo nel bosco, cinguettio. Questa è la grande madre. Un'altra maschera, sempre della nostra Francesca Curto. Queste credo siano spighe. Queste foglie. Siamo nel bosco. Queste invece sono della Giulia Barbieri, che realizza, ora vi faccio vedere nel particolare, questa terra cruda, che sono vasi vivi di terra e paglia, che realizza con la terra argillosa del nostro territorio, che trova nella Valle del Ticino, che con l'acqua seccando diventa così, poi con la paglia, unita alla paglia, questo qua è una sorta di stampo sempre naturale, questa ciotola, e il risultato è questo. Vedete questi meravigliosi vasi, non tanto per l'estetica, che hanno delle forme comunque primordiali, semplici. Ah, questa è la grande madre, sempre della Francesca Curto. Ma tanto perché proprio naturali, e quindi anche la pianta che gli viene messa all'interno vive con naturalezza, senza particelle plastiche o quant'altro che si possono trovare nei diversi vasi che si acquistano, che si troviamo in commercio. Ecco, ora vi ho fatto la carrellata. L'ultima cosa volevo dirvi, tanto che mi avvio verso l'ingresso, che la mostra sarà aperta ancora domani, oggi vabbè sino alle 19 e domani dalle 10 alle 19, anche domani, poi smontiamo e vi diamo appuntamento per Natale col Bianco Natale, e le date saranno l'8 dicembre, poi il weekend successivo e quello ancora dopo. Questi è l'ultima carrellata di quadri, sono del nostro caro Sergio, che è sempre con noi spiritualmente sicuramente, anche se non più fisicamente, meravigliosi. Quindi niente, vi diamo come Artemisia, vi diamo appuntamento a Natale, col Bianco Natale. Vi aspettiamo con ovviamente l'evento degli artigiani. Grazie, ciao!